L'aria della notte non ti fa bene, mia cara. Ho peccato di ottimismo nel descriverlo. Sono invitato? Solo se mi promette di non sentirsi male. Ok, glielo prometto. Beh, e adesso parliamo un po' di lei. Che cosa fa qui? Affari. Anche lei? Che genere di affari? Solo quelli in cui c'è da guadagnare. Saluta. Chissà poi perché mi sono lasciato convincere. Lo sai benissimo, denaro. Ti ricordi la vita magnifica che promettesti di farmi fare 5 anni fa? Piantala, Janine. Sei riuscita a sperperare tutto ciò che avevo. La mancanza di denaro? Non è questa la vera ragione. Sì, lo so. Mi sono chiesto spesso, sarebbe stato diverso se Ragan fosse morto. Ne abbiamo già parlato abbastanza. 5 anni fa, quando decidesti improvvisamente di sposarmi, dicesti che per quanto ti riguardava, Ragan era morto. Ma io ho passato 5 anni della mia vita con te e con lui. Dimenticalo. Per me è facile. Ma per te? Molto divertente, vecchio mio. Cosa? A sentirla si allinea che lei non sia, diciamo, un acceso ammiratore del signor Ragan. Cosa c'entra lui adesso? Lo chieda a sua moglie, lei lo sa. Allora? È inutile continuare a nasconderlo. Ragan fa parte di questo affare. Ragan? E se io rifiutassi di occuparmene? Penso che Veiudo potrebbe riuscire a convincerla, vecchio mio. Dopotutto, lei ha già accettato un anticipo. E se fallissi? E Ragan fosse ucciso? Ecco una supposizione che scarterei perché è terribilmente pericolosa. In quel caso, amico mio, lei lo raggiungerebbe.